Sarà la città della fortuna ad ospitare la manifestazione regionale dedicata alla giornata della memoria e dell'impegno. L'iniziativa, che è giunta alla ventunesima edizione, si svolgerà il 20 e il 21 marzo in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il sindaco Seri, dunque, continua il suo mandato all'insegna della trasparenza contro la corruzione e la criminalità organizzata. Un impegno che ha assunto fin dal suo insediamento, indossando il braccialetto bianco della legalità. Ma deve essere un'occasione soltanto di memoria ma anche di impegno perché altrimenti se non c'è un impegno non c'è una responsabilità non si combattono le mafie e non si cambiano eh, le situazioni. L'illegalità si contrasta con cominciare dai singoli comportamenti di ognuno di noi. A scegliere Fano come luogo di incontro per l'iniziativa regionale è stata Libera Marche, l'organizzazione che promuove l'iniziativa insieme all'associazione Avviso Pubblico con l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Fano perché si è distinta eh, aderendo alla campagna Riparte il futuro per la lotta alla corruzione e per la trasparenza nella cosa pubblica. Per questa edizione sono stati organizzati seminari, proiezioni, momenti di condivisione che si terranno nella giornata di domenica 20, mentre il giorno successivo è in programma una marcia che partirà dal Pincio di Fano alle ore 9.30 e terminerà in piazza Miani con la lettura dei nomi delle vittime delle mafie. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini fanesi a partecipare a entrambe le giornate. Ma in particolare al Corteo del 21, perché sarà un'occasione non solo per ricordare le vittime innocenti delle mafie e collegarsi tra l'altro con Don Ciotti durante la manifestazione che si svolgerà in contemporanea Massina, ma sarà anche un'occasione di grande impegno civile e democratico di cui Fano quest'anno sarà protagonista.